Siamo ad Arezzo, visitando questo borgo autentico e qui siamo alla porta del cimitero antico. Padre Giovanni, allora siamo in un luogo sacro, un camposanto. Benvenuto, anche se siamo in un vecchio camposanto che fino al 1952 ha accolto i defunti di Arezzo. Da allora c'è il nuovo cimitero, fuori dall'abitato, più funzionale, però qui ancora restano alcune sepolture, ahimè dimenticate, alcune travolte da una frana qui di fronte, di cui non c'è nessuna testimonianza. Di tanto in tanto si trova qualche lapide, residui di Ecco, lapidi. avviciniamoci a vedere quella. Sono rimasti questi alberi ormai maestosi, questi pini. Ecco, qua c'è forse l'unica, almeno ne vediamo solo questa. Vediamo se si legge ancora il nome. Francesco. Cognome non lo leggiamo perché inizia per V, chissà chi è soltanto metallapide, scomparso, esempio di eccetera, è rimasto tempo, ha cancellato Molto quasi poco. tutto e L'unico quindi. segno più evidente è questo residuo supporto di una croce, verosimilmente. Sicuramente sì, la base della croce. Adesso è utilizzato per il bestiame. Ecco qua, è scomparso quasi totalmente No. tutto, ma qui hanno riposato tutti gli arizzesi fino al 52. 1952. Era piccolo anche come C'è cimitero. quel resto che è sovrastato da una frana, poco più, insomma, è nascosto da quella frana residua. Però è un luogo della memoria. E qui il 2 novembre, Don Giovanni, lei viene? Rarissimamente sono riuscito a celebrare perché ora è un po' accogliente e anche praticabile. Ma allora solo a fatica abbiamo preparato un passaggio per le persone anziane per evitare che qualcuno cadesse. Ecco, forse c'è anche qualcos'altro là in fondo. Mi sembra di vedere un'altra base, forse di una tomba. Forse, ecco qua c'è una croce, sì, qualcosa resta, ecco qua la croce e poi qui abbiamo questa base, certamente anche qui ci doveva essere o una croce o una tomba, la lapide di una tomba. Siamo nella zona alta di Arezzo. Anche questa è la testimonianza del passato di questa comunità. Grazie, Don Giovanni. Grazie a te, Ignazio.